Benvenuti allo chalet di Ocre, a casa nostra. Lo chalet si trova a 10 km dalla città dell'Aquila, proprio all'inizio del Parco Sirente Velino, in direzione dell'altopiano delle Rocche. È un bed and breakfast classico dove noi viviamo dentro e diamo ai nostri ospiti il piano di sopra con una serie di servizi, una serie di camere. Le attività che si possono fare nel territorio di Ocre, ma in generale nel territorio dell'Aquilano, spaziano all'interno di tutti i 365 giorni dell'anno. Si va dallo sci alpino allo sci alpinismo durante l'inverno, alla mountain bike, alla bicicletta durante i mesi più caldi, ma anche all'arrampicata e l'escursione in generale. Ci troviamo in un territorio mediamente montano, lo chalet però è, diciamo, una quota di alta collina, bassa montagna, intorno agli 800 metri. Come Live Your Mountain, la società che curiamo in maniera diretta, seguiamo invece tutti quei servizi legati alle attività outdoor e quindi alla pianificazione delle attività outdoor per tutti gli ospiti del nostro territorio. Lo chalet è una parte di questi servizi e che quindi riguardano la ricettività, ma ci sono anche altre cose che riguardano quindi la pianificazione delle escursioni, le attività in montagna, l'attività di accompagnamento, ma anche l'attività di bike e anche più complesse come possono essere la canoa e il rafting. L'Abruzzo è una terra particolare che dà la possibilità in un'ora di macchina di trovarsi, diciamo, dalla montagna anche elevata, quasi 3.000 metri, fino al mare e un mare anche abbastanza di livello. Non esitate a contattarci, a vivere il nostro territorio, sia con i servizi che possiamo darvi, sia con la possibilità di viverlo come nostri ospiti. Un abbraccio, un arrivederci e a presto. My name is Mattia. My name is Igor. And we are both from L'Aquila, hometown here. But you can see it's located in Abruzzo region in the center of Italy. And as you can see, it's been strongly hit by an earthquake in 2009. And also there have been new earthquakes in the following years. So it's facing a strong economical and social crisis. But it's also a fantastic region that is famous for its parks, for its amazing landscape and tourism, and it will be great to develop sustainable tourism and outdoor activities. That there are already a lot of services like skiing, mountain biking, climbing, but they are not connected and promoted, and that's what we want to do. It's the reason why we are going to develop innovative platform that is linking different outdoor services, because we strongly believe that the outdoor services would be one of the key future of our city. We will follow our guests starting from the beginning when they come to our area till when he's enjoying the experience, outdoor experience. We will have a real customer service, and also we'll follow him with mobile application or different electronic stuff to follow his experience, his problem, he's enjoying our area.